La qualità di celebrità polvere di stelle di Meghan Markle le darebbe un vantaggio nella politica degli Stati Uniti e l'aiuterebbe a scalare il palo grasso, ha detto un esperto di politica statunitense. Richard Johnson, professore di politica statunitense alla Queen Mary University, ha affermato che lo status di celebrità della duchessa potrebbe significare che è in grado di aggirare le normali vie in politica e darle buone possibilità di essere eletta. Parlando con Express.co.uk, ha dichiarato, penso che gli americani si interessino molto. Ai reali britannici e c'è molta attenzione da parte del pubblico statunitense ogni volta che ci sono storie relative alla famiglia reale britannica, penso che in particolare in uno stato come la California, che ha dimostrato di eleggere le stelle, potrebbe aiutare a avere quel tipo di polvere di stelle, si potrebbe dire, non credo che le danneggerebbe. Ha anche detto che, storicamente, personaggi famosi hanno fatto bene nella politica statunitense. C'è qualche record di celebrità che i politici stanno facendo abbastanza bene negli Stati Uniti. Punto. Ovviamente, Meghan e Harry hanno sede in California e la California ha prodotto Ronald Reagan, che era un attore, e Arnold Schwarzenegger, che era un attore, e ci sono state anche celebrità di successo elette al Senato. Al Franken era un comico dal vivo del sabato sera eletto al Senato per il Minnesota. Sono stati eletti degli astronauti, credo Buzz Aldrin dall'Ohio. Quindi c'è, negli Stati Uniti, una storia piuttosto leggendaria di celebrità politiche che aggirano i normali percorsi di salire il polo grasso attraverso i livelli inferiori del governo statale e del congresso e saltano ai livelli più alti. Ha aggiunto che la visibilità e le risorse di Meghan l'avrebbero aiutata anche in una potenziale campagna elettorale, dicendo, è estremamente costoso candidarsi in California. La California è uno stato di quasi 40 milioni di persone, è più grande dell'intera popolazione del Canada.